grazie, grazie a tutti di essere qua. Due o tre passaggi volevo condividere con voi. Nel 2013, quindi 5-6 anni fa, nasceva MIARC, che era un momento in cui i docenti del Politecnico e gli studenti all'interno delle loro aule, delle nostre aule, si confrontavano invitando ospiti internazionali e andando a analizzare insieme quelli che era quello che sarebbe stato il futuro dell'architettura, il futuro delle città, il futuro di tutte le tecnologie legate all'architettura. L'anno scorso ci siamo incrociati con Stefano proprio i primi mesi dall'inizio del mio mandato. Erano mesi in cui il rettore era ancora un po', non sapeva bene da che parte girarsi, per cui ci siamo incontrati, ci siamo guardati negli occhi e ho detto: ma perché dobbiamo essere chiusi all'interno della nostra aula? Perché ci credevamo in quei contenuti, ci credevamo che quei contenuti erano necessari non soltanto alla nostra scuola di architettura, che rimane comunque fondamentale, ma alla città di Milano. Il secondo passaggio naturalmente è stato quello di andare a trovare il Comune di Milano, il sindaco, e con la velocità con cui questo comune oggi risponde alle istituzioni che propongono nuove progettualità è nata l'anno scorso la prima edizione, che abbiamo organizzato in fretta, veloce, perché non volevamo perdere tempo. Anche questo è un altro messaggio: Milano non ha voglia di perdere tempo, non ha voglia di far passare un anno senza averci provato, anche magari sbagliando, anche facendo piccoli errori come l'anno scorso magari avevamo fatto, ma volevamo consegnare immediatamente un'idea che era nata in un ufficio da due o da tre persone che non avevano nessuna voglia di tenerla per loro, ma volevano immediatamente condividerla con loro. Perché? Perché l'attrattività e il futuro di Milano dipende da come noi saremo in grado di gestire questa trasformazione della città di Milano. E dico tutte le città, nel senso che comunque i miei 8-9 mila studenti di architettura non saranno destinati soltanto a Milano, ma sono oggi veramente degli ambasciatori del Made in Italy dell'architettura italiana in giro per il mondo. Perché parlare oggi di architettura vuol dire parlare di funzioni nuove, parlare di tecnologie nuove, di spazi che cambiano, ma parlare anche di materiali, di mobilità, di connettività. Cioè è diventata un qualche cosa che è più trasversale. Lo vediamo anche degli sponsor, non voglio tagliare poi lo spazio agli sponsor, ma vediamo che anche questi sponsor che non erano vicini all'architettura in passato, oggi in qualche maniera sono parte integrante di un processo di costruzione. Naturalmente, immediatamente, se si condivide questo messaggio, bisogna cambiare noi stessi, cambiare la nostra testa, e quindi la nostra scuola di architettura sta veramente trasformandosi con una rapidità incredibile, non dimenticando la tradizione, su cui in qualche maniera 155 anni di storia ci hanno insegnato, ma non avendo paura della sperimentazione, non avendo paura del nuovo, non avendo paura di guardare su quello che in qualche maniera oggi si può offrire anche da altri settori e valorizzarli. Penso ai robot nei cantieri, stiamo pensando veramente a utilizzare il robot sempre di più dei cantieri, penso alle tecniche additive con cui in qualche maniera si può produrre architettura, penso all'edificio intelligente, sempre più smart, sempre più riconfigurabile, non sto pensando soltanto alla domotica o cose che ormai fanno parte veramente del passato. Penso a delle soluzioni, delle tecnologie per sviluppare anche una città nuova, ma anche più sicura, perché poi alla fine parlare di architettura, parlare di una città moderna, una città attrattiva, vuol dire parlare anche di sicurezza, che forse è uno dei nostri aspetti, o di pulizia, che sono i due grandi aspetti che poi toccano il cittadino, che toccano tutti i giorni. E qui abbiamo sviluppato tutta una serie di progetti che in qualche maniera ci toccano e che abbiamo sempre condiviso. Io li ho chiamati cantieri aperti. Li ho cambiati così perché l'anno scorso ho incontrato il rettore dell'ETH di Zurigo che mi dice: io ho dei laboratori bellissimi, erano incredibili, nulla rispetto a quelli che avevo io, a 7 volte tanto i finanziamenti dallo Stato rispetto ai miei, e però io voglio competere a livello internazionale, allora l'unico modo era far diventare le opportunità di Milano i nostri laboratori, il Duomo di Milano un laboratorio per le tecnologie sui beni culturali, la città di Milano, le periferie di Milano, la mobilità di Milano dei laboratori. Zurigo non potrà mai avere la città di Milano e non potrà mai avere il Duomo, e
quindi a questo punto metteremo noi in difficoltà l'ETH di Zurigo. Un anno fa eravamo qua, è venuto il sindaco, abbiamo aperto un plastico su il nuovo campus di architettura del Politecnico di Milano, un concept disegnato da un nostro alumnus, l'architetto Renzo Piano, e un anno fa volevamo in qualche maniera dare una risposta non soltanto con una settimana di cultura, perché questo è quello di cui stiamo parlando, ma di innovazione, ma di messa a terra poi di progetti, anche con un qualche cosa di fisico, un campus che in qualche maniera interpretasse il nostro nuovo modo di lavorare sull'architettura. Tra una settimana, quindi un anno dopo, apriamo i cantieri. Quindi abbiamo trovato i finanziamenti e non è, io vorrei continuarla a dire forse anche a rischio di essere un po' noioso, non è il nuovo campus del Politecnico di Milano, è un nuovo modo di vivere città studi a Milano, per cui è un qualche cosa, è un centro culturale, un centro di ricerca, uno scambio intellettuale e sociale tra chi vuole parlare, studenti, docenti, cittadini, esperti, che in qualche maniera vogliono condividere quello che sarà il futuro della nostra città. Abbiamo quindi avviato un vero e proprio movimento di partecipazione e condivisione attorno a questo campus e quindi grazie anche a questo movimento che oggi è possibile aprire il cantiere, perché 6 milioni di euro sono stati realizzati grazie a donazioni di imprese, ma anche dei singoli cittadini, dei singoli ex allievi che hanno voluto donare una parte integrante delle loro, restituire all'università, restituire a quello che in qualche maniera gli aveva dato il Politecnico per realizzare questo progetto. E spero l'anno prossimo già di inserire nel programma, quel programma che oggi verrà presentato, anche un momento di avanzamento dei lavori di questo campo. Quindi veramente un grazie a Stefano Boeri per avermi ascoltato un anno fa e per quindi aver dedicato un po' di tempo a quella mattina a me, al Comune di Milano per naturalmente aver rischiato con noi quella prima edizione un pochino affrontata un po' di fretta, ma soprattutto a tutti voi, a tutti gli sponsor che oggi rendono questa veramente un passaggio importante per la città di Milano. Senza nulla togliere le altre settimane, però un po' di competizione ci sta e noi siamo pronti ad affrontare le altre grandi settimane di Milano e tra qualche anno avremo gli stessi volumi. Grazie.